inizio di stagione più insolito per un reparto di Valigia, perché vi racconto l'inizio dal vetro di questo Intercity Night. Sta sfilando tutta l'Italia di fronte a me, perché la sto attraversando tutta per andare alla prossima meta che vi svelerò a breve. Intanto sono molto emozionato perché questo è il mio primo viaggio in una cuccetta, ma ben presto ci scateneremo in una nuova parte d'Italia che non ho mai visitato. Che cosa nasconde una terra conosciuta soprattutto per il turismo estivo? Cosa possono offrire le sue aree interne quando la stagione dei tuffi in mare è trascorsa? Nei borghi vengono custoditi saperi millenari. Dagli anfratti nascosti nel sottosuolo ai festeggiamenti di tradizioni antiche, solcando la pianura stretta fra due mari, comincia il viaggio nel cuore del Salento. Comincia questa nuova esplorazione di Reporter in Valigia nel basso Salento dal borgo di Corigliano d'Otranto. Alle mie spalle c'è il landmark, questo meraviglioso castello. Ero curioso di partire da qua perché so che è un comune molto fervido dal punto di vista culturale, molto attento a tematiche ambientali di parità di genere, e allora ne parlerò con una cittadina di Corigliano d'Otranto, ma non una cittadina qualunque, la prima cittadina. Qua avete tante dirigenti donne. No, perché? Corigliano non è un paese per uomini, perché diciamolo. Noi siamo, la sindaca è donna, io sono donna, la mia vice sindaca è donna, la presidente del consiglio è donna, la capogruppo è donna, in consiglio comunale siamo 8 donne e 5 uomini, e poi tutti i ruoli apicali in paese sono rivestiti dalle donne, la direttrice della posta, la dirigente scolastica, le presidenti della LILT, della Fratres, della Protezione Civile. Insomma, in ogni ruolo apicale c'è sempre una donna, fatta eccezione per il maresciallo e per il parroco, che ancora facciamo un po' più fatica lì a sostituirli. Allora, speriamo che da qui parta una contaminazione rosa femminile in altre. Stiamo lavorando anche su questo. Qui c'è una grossa presenza di cittadini provenienti dal Marocco che sono qui dagli anni 80, portiamo alla 15ª edizione di Nel Castello Il Mondo, dove dalla mattina alla sera cuciniamo insieme alle signore provenienti dal Marocco, dal Senegal, dalla Cina, dalla Bulgaria, dalla Romania, cuciniamo insieme i loro piatti tipici. Ci siamo aperti a iniziative con che promuovono i diritti LGBTQ, perché vorremmo proprio educare i ragazzi, i bambini, alla normalità, all'essere, a vivere la normalità del loro sentirsi uomini o donne. Da qui mi sposto nel basso Salento, dove di antico c'è il sapere artigiano. I limoni sono quelli di Ruffano. L'etimo sta ad indicare terra di Rufus, che era un nome molto diffuso nell'antica Roma, quindi si capisce qual è il riferimento delle origini di questo insediamento. Intanto mi sono lasciato sorprendere nuovamente dal barocco delle chiese di questa parte del Salento, con il barocco e l'horror vacui delle decorazioni delle cappelle laterali. Modellare la materia è un'arte che praticano in pochi, e c'è chi tramanda il suo sapere di generazione in generazione. Io sono la quinta e i miei figli della sesta generazione. Io, da quando sono nato, io a 5-6 anni comincio a fare le prime cose. Quindi parte come un gioco? Sì, come un gioco. E invece come mai ha questa tradizione di ceramica, questo territorio? Beh, perché ogni territorio che si trova l'argilla sottoterra, hanno cominciato da secoli e secoli a fare delle pentole, della roba così, ecco. Quindi adesso andiamo sul difficile. Sì. Difficile. Aumentiamo di grado. Adesso facciamo una bottiglia. Così dimostriamo la superiorità della mano sulla macchina. Wow, che meraviglia. Beh, ci vuole anche parecchio senso artistico. Difficile trovare degli allievi. Non ce n'è più. Nessuno vuole imparare, nessuno. Lei pensa che in provincia di Lecce, che lavoriamo al torno, siamo sì o no la decina. C'è la richiesta. Quindi c'è richiesta di questi prodotti, ma non c'è più abbastanza mano d'opera. Tornanti per il lavoro al torno non c'è nessuno. Domani faccio 72 anni e non finisco mai di imparare. E piace lavorare, perché deve piacere come tutti i mestieri. Non c'è nessuno. Quindi il compleanno lo festeggia lavorando? Sempre, sì. Piace.
Che vuole che facciamo una bottiglia o un salvadanaio? Qualcuno che segue le orme c'è. Lo faccio per passione soprattutto. Ho fatto il liceo artistico e ho sempre avuto la passione dell'arte, del disegno, della pittura. E non sono molti giovani che lo fanno? No, purtroppo no. Però è un lavoro molto bello. Devi avere molta fantasia anche. Non c'è uno schizzo prima, si butta direttamente il colore. Ci si deve buttare. Sì, ti devi buttare. Un'altra arte millenaria, un altro mestiere tramandato di padre in figlio. Anche il nonno di mio padre già faceva questo tipo di lavoro qua. Già questa bottega esiste dal 1930. Difficilmente uno dall'esterno arriva e si appassiona. Io sono nato qua dentro e ho fatto sempre questo tipo di mestiere, questo tipo di lavoro. Con questi sono gente che avranno età, in momento hanno 70-80 anni. Cioè, quindi quello là, andandolo a lavorare, riesce a diventare, sì, tornare come questo? Quello. Portiamo avanti soprattutto anche la tradizione del recupero, del restauro dei tegami antichi. E noi lo facciamo come lo si faceva in originale, come lo faceva mio nonno, mio bisnonno, mio padre. La martellatura serve per dare rinforzo alla pentola del rame e nello stesso tempo dà anche quel tocco di lucido in più. E un po' di musica anche per noi. Un'arte votata al recupero anche per fare i chiodi. Praticamente da ritagli di rame. Da ritagli di rame, non si butta niente. Usiamo le stesse tecniche che ci usavano 80-90 anni fa, non abbiamo cambiato niente. Una pentola l'abbiamo fatta diventare anche un lampadario. O un braciere l'abbiamo fatto diventare tipo un lavello. In un mondo in cui c'è un consumo rapido di strumenti, ad esempio di plastica, usa e getta, eccetera, qua abbiamo un pezzo che ha quasi un secolo di vita e può ritornare... Ritornare a essere riutilizzato in diverso modo è bellissimo. Gli strumenti musicali di questa strada indicano un altro laboratorio che andrò a visitare a breve, a quel punto dei tamburelli. La frazione Torre Paduli di Ruffano ha un passato intrecciato con la musica e la danza. Ok, quindi la danza scherma agli uomini, la pizzica alle donne. Sì. Torre Paduli è stata una parte importante, no, per quanto riguarda il tamburello, per la pizzica salentina. Ma la danza scherma, che è la danza che si fa fra due uomini, e proprio nasce a Torre Paduli. Molti hanno origine rom, no? Erano dei commercianti di cavalli che venivano per l'occasione della fiera, che si faceva prima la fiera degli animali, e quindi la sera erano quelli gli animatori di questa danza scherma. Sono 200 pezzi che vanno a New York? Sì, questo era un matrimonio a New York. Ah, per un matrimonio? Sì, uno sono andato da lui, no? Per consigliarmi cose, no? Io non l'avevo collegato. Questo è il telai, un legno di faggio semicurvato. Questa viene messa a bagno e lasciata ammorbidire un po'. Una volta che si è ammorbidita, può essere montata su un telaio. Se io creo un tamburello uguale a questo, con sempre lo stesso spessore, con lo stesso suonante, una volta messa la pelle, già il legno stesso dà sonorità diversa. Bravissimo, complimenti. L'artigianato è arte, l'arte armonia, l'armonia musica. Ognuno di questi artigiani produce una sinfonia diversa. Ferdinando suona il silenzio. Davide lancia in aria note squillanti. Rocco percuote l'aria e le membra. Da dove provengono le luminarie che illuminano le feste di paese? E quali sono i sapori di una fiera che si svolge da secoli? L'esplorazione del Salento continua.